Pescara, dopo la prima vittoria di domenica scorsa sul Napoli, conquista anche il suo primo punto in trasferta sul campo del Catanzaro, diretto concorrente nel clan degli indiziati alla Serie B. Sembrava dopo il primo tempo che i calabresi non avrebbero avuto problemi a condurre in porto una vittoria preziosa per la classifica. 45 minuti, anche se non irresistibili, condotti comunque in area pescarese, lasciando gli uomini di Giagnoni, sporadiche incursioni, una condotta di gara, come era logico attendersi, piuttosto all'insegna della prudenza. Al 37esimo arriva il primo gol del Catanzaro e di Chimenti in Serie A. Zanini in area tira su Pinotti, respinta del portiere pescarese, Chimenti è pronto a mettere in rete. Nella ripresa ecco subito farsi vivo il Pescara, che cresce continuamente a vista d'occhio, mentre il Catanzaro annaspa, si impapina, perde mordente e si chiude in area, facendo così il gioco degli avversari e mostrando una incredibile metamorfosi rispetto al primo tempo. Il Pescara padrone del campo, dai e dai, arriva al gol. 26esimo, punizione dal limite dell'area calabrese, tira Cinquetti, uno specialista, palla molto violenta, Mattolini non riesce a trattenere e il Pescara pareggia. La partita si fa spigolosa, Nobili espulso e il Catanzaro, pur con un uomo in più, nonostante il suo rabbioso assalto finale, non passa. Per il Catanzaro ne hanno opinato stop dopo la bella prova di Torino, per il Pescara di Giagnoni una speranza in più. Eccoci alla classifica dei marcatori. Con 9 reti troviamo Rossi, oggi autore di 2 reti, con 7 Altobelli, anche Altobelli ha segnato, con 6 Giordano, con 5 Savoldi, Palanca,